Il Rally Città di Scorzè non è un semplice rally. Qualsiasi sia la sua validità, lo scopo principale per tutti è quello di fare festa. Una festa di mezza estate che dura 3 giornate intere e che coinvolge un intero paese che per il rally chiude le sue strade principali. Un appuntamento a cui non si può più mancare e nonostante i tempi difficili, i 90 iscritti sono un vero successo per il comitato organizzatore dello Scorzè Corse, capitanato da Daniele Codato. Vanno segnalati alcuni ritiri avvenuti già nel corso dello shakedown del sabato, come quello del vincitore dell'edizione 2011 Alberto Turolo, appiedato dal motore della sua Mitsubishi Lancer Evo 9. Molte le novità di questa edizione, a cominciare dalla tipologia Rond, ovvero una prova speciale lunga 9 km 610 metri da ripetere 4 volte, e poi la validità per la serie Alpe Adria Rally Cup, che ha portato a Scorzè anche alcuni piloti austriaci. Il via ufficiale è stato dato il sabato sera ed il numero 1 sulle portiere era per il mattatore locale Emanuele Zecchin su Peugeot 207 Super 2000. Da segnalare poi la presenza dell'austriaco Alfred Kramer con la sua bella Mitsubishi Lancer Evo 6 Gruppo A. Due le prove speciali da percorrere in notturna prima di portare l'auto al riordino. Il primo dato che balza agli occhi è la presenza di un pubblico d'altri tempi lungo tutta la prova speciale. Apripista d'eccezione e showman il piemontese Luca Cantamessa su Mitsubishi Lancer Evo 9. Dopo le prime due prove speciali, è il locale Zecchin a prendere il comando delle ostilità su Peugeot 207 Super 2000, con 17 secondi di vantaggio sulla sorprendente Opel Astra di Zangirolami Rosina. In terza piazza assoluta si installa il trevigiano Catellan su Renault Clio FA7, che precede la vettura gemella dei locali Carraro Silotto. Brilla anche Alfred Kramer, che sfruttando a pieno i cavalli della sua Mitsubishi si installa in quinta posizione assoluta. Sesta piazza per il pordenonese Daneluz con la sua Fiat Punto Super 1600 e settima per il locale Luca Gagin al via con una Citroen DS3. Eccellente l'ottava posizione assoluta di Enrico Zille con una piccola Peugeot 106 di classe FA6. L'indomani si riparte in tarda mattinata per disputare le rimanenti due prove speciali. Durante la notte un veloce temporale ha reso la prova insidiosa e a tratti ancora umida. Continua lo show come apripista di Luca Cantamessa, che con Lisa bollito alle note e la sua Mitsubishi Lancer Evo 9 ha ottenuto gli applausi del numeroso pubblico. Sinistra, destra 3, 20 tornante sinistro, sinistra in tornante destro, 50, sinistra 6, 30, chiude 4 più Albiri e destra 6, 50 al palo, sinistra 6 lunga e attenzione bivio in sinistra 1 sporca, 100,
destra 6 lunga. Per sinistra 6 lunga, esce su dosso dritto. Nella seconda parte di gara Zecchin si è limitato a controllare il suo vantaggio, giungendo a Scorzè da vincitore. Nel corso della terza prova speciale va purtroppo segnalato il ritiro di Zangirolami, causa rottura di un semiasse sulla sua operastra. Secondo assoluto è così giunto un positivo Massimo Cattelan, mentre il terzo gradino del podio è andato ad un felicissimo Mirko Carraro, entrambi su Renault Clio Williams FA7. Ottima la quarta piazza assoluta ottenuta da Emanuele Daneluz, vincitore della classe Super 1006 con la sua Fiat Punto, mentre in quinta piazza risale Jimmy Medè, che ha sfruttato al meglio i cavalli della sua Renault Clio Maxi. Luca Gheggin chiude in sesta posizione assoluta con la Citroen DS3, precedendo di 6 secondi un sensazionale Enrico Zille su Peugeot 106 FA7. Piazza assoluta per Franzoso su Renault Clio FA7, nona per Ferragotto su Fiat Punto Super 1006 e decima per Ceolin su Renault Clio R3. Da segnalare poi la bella prestazione di Soravito, undicesimo assoluto e primo di classe N3 con la sua Renault Clio RS, e di Domenico Camazzola, primi di classe FN2 e ventesimi assoluti su Peugeot 106.
festeggiamenti sono proseguiti all'arrivo del rally in via Roma Scorzè. Applausi per tutti i concorrenti che sono giunti al termine ed in particolar modo per i vincitori Zecchin Rossi che inseguivano questo successo da svariate edizioni. Per me è stata una delle più belle gare che ho fatto in vita mia, tanto perché è stata sudatissima e non pensavamo di tenere questo passo con Cattelan perché sapevamo già che personaggio era. Poi abbiamo visto che potevamo farcela, l'ultima prova, non ho niente da ricriminare, l'ultima prova siamo stati a metà senza idroguida, portarla fuori era già un problema, comunque mi sono divertito un mondo, per me è stato un spettacolo e sono contentissimo, per me è andata benissimo. Saluto con Mirko Altoe. La gara è bellissima, soprattutto l'organizzazione, cioè la gente la sente come penso agli anni, io li chiamo anni d'oro, gli anni 80, anni 90. E vengo a farla proprio per questo, da quando avevo la X, la 205 e anche con la Clio. Due di notte, due di giorno, shut down, dove trovi una roba del genere? Non apprezzo a vincere i nono rally di Scorzè, ci pensano Zecchin Rossi! E non c'è stata storia. Una bellissima gara, un bellissimo primo assoluto, mio secondo assoluto nella vita, quindi per me va bene. Mi sono divertito, ho rischiato pochissimo, anzi nulla. Felice così. Avanti con molta calma perché chiaramente il teatrino era preparato alla giusta misura. Avevo visto un po' di trambusto ai piedi del palco e chiaramente aspettavo. Stappano lo sfumante della gloria il nono rally di Scorzè, Emanuele Zecchin, Luca Rossi. Vediamo. Motori! Motori.